Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo insieme per una puntata di redazione sui titoli che sono usciti questa settimana nei vari giornali di Roma. Abbiamo una notizia interessante da redattore sociale. Daniele ci può introdurre su ciò che il presidente napoletano ha voluto esprimere. Da redattore sociale, martedì 15 novembre 2011. L'immigrazione napoletano, senza gli immigrati, debito pubblico più difficile da sostenere. Questo l'ha detto durante l'incontro con i nuovi cittadini italiani nell'ambito delle iniziative per i 150 anni Unità d'Italia. È una notizia bella e entusiasmante che permette di far sì che possano regolarizzare in tempi molto più brevi la residenza in Italia di tanti immigrati che stanno lontani dalla loro casa natale. Dalla Repubblica del martedì 15 novembre abbiamo una notizia che Roma ha avuto delle difficoltà nei giorni scorsi per l'apertura di un grosso centro commerciale a Ponte Milvio. Però pare che le cose non finiscano qua. Infatti la Repubblica riporta l'invasione dei centri commerciali a Roma, è il colpo finale dei negozi di quartiere. La Confesercenti dichiara che ci sono 60.000 addetti che hanno perso il posto di lavoro. Il 21 di novembre verrà portata al sindaco, così come segno simbolico, da parte degli esercenti romani, verranno riconsegnate le chiavi dei loro esercizi. Insomma. Mettono anche in rilievo il fatto che diradandosi le attività commerciali nei quindi quartieri possono e infatti aumentano la microcriminalità, scippi e rapine. A Daniele diamo la voce per una notizia interessante del tempo di mercoledì 16 novembre, il rapporto Banca Italia. Rapporto Banca Italia, l'allarme nel Lazio, un giovane su cinque non lavora e non studia. Questo l'ha detto il prefetto di Roma che ha sottolineato come purtroppo i giovani perdano la fiducia verso le istituzioni e quindi rimangano male. Come notizia è una notizia abbastanza grave, che ci deve far riflettere tutti quanti insieme su come risolverla. Questa disoccupazione. Segue la notizia, Metro, 16 novembre, apre la casa Peter Pan, questa è una bella notizia, che è un centro per la cura dei malati del cancro. L'associazione Peter Pan Onlus apre oggi a Trastevere presso Villa Lante, un nuovo centro di accoglienza e i servizi destinati alle famiglie che vengono a Roma per recuperare i propri bambini malati di cancro. La struttura è di circa 1000 metri quadri e incrementerà del 30% l'attuale capacità d'accoglienza. Cioè, dalla Repubblica abbiamo anche un'altra notizia, la Repubblica di martedì 15 novembre, l'incubo degli anziani, i risparmi di una vita. Erano un investimento sicuro i titoli di Stato. Gli anziani hanno una prospettiva di incertezza per quanto riguarda quello che appunto potevano ancora fare per i propri figli in difficoltà per il lavoro, per le famiglie, e sono in grossa incertezza. Però abbiamo una buona notizia che il Messaggero di mercoledì 16 novembre mette in rilievo. Cioè che il Circolo San Pietro fa una iniziativa come tutti gli anni, iniziata mercoledì 16 e finirà sabato 19, di vendita di oggetti natalizi per ricavare dei fondi destinati alla beneficenza ai più bisognosi.
Da redattore sociale di giovedì 17 novembre abbiamo una notizia di grande attualità, il nuovo governo, il governo Monti. Sant'Egidio si dà centralità a quanto finora ritenuto accessorio. Viene infatti fondato un nuovo Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione, retto proprio dal fondatore di Sant'Egidio, Andrea Riccardi. Vogliamo chiedere a un nostro ospite, Luca Attanasio, giornalista di Repubblica e Radio Vaticana, cosa ne pensa di questa innovazione e in pratica di questa particolarità di un governo definito tecnico. Dunque, innanzitutto il commento non può che essere estremamente positivo perché il Ministero, che ovviamente è senza portafoglio e quindi con risorse indubbiamente limitate, però è anche un simbolo, è come a dire l'Italia che ha bisogno di una svolta da tanti punti di vista, vuole svoltare, vuole cambiare radicalmente a partire proprio da un input di tipo morale, etico, come a dire noi ci risolleveremo da una crisi che è economica, ma non solo, volendo essere più aperti al mondo, volendo essere più generosi. Non ci si può chiudere su se stessi per risolvere crisi anche di tipo finanziario, economico, come quella che sta investendo l'Italia e il mondo, ma bisogna aprirsi agli altri. Indubbiamente, aggiungo solo un ultimo commento. È un grosso passo in avanti se pensiamo alle politiche di fino a pochi mesi fa che parlavano di respingimenti o di chiusure, mentre qui si parla di integrazione, quindi implementare politiche in questo senso ci riempie davvero di speranza per il futuro. Bene, grazie. Abbiamo aperto con una notizia sugli immigrati, su un giudizio che dà il presidente napoletano. Ora chiediamo al nostro amico Massimo, Un per la commento. rubrica Senza fissa dimora, senza fissa parola, un commento. Immigrati, extracomunitari, stranieri. Che ne pensi, Massimo? Per quanto ciò riguarda il sottostante appellativo interessante sulla faccenda immigrati extracomunitari e qualsivoglia detti anche senza visto di volo o stranieri, innanzitutto non concedo relazioni su questo, su questo ardire. Parlandone in veri e propri principi sani e con mediocrità, in modo che la suscettibilità non dia oltre scandescenze dovute, e per non toccare la suscettibilità delle persone c'è un metodo solo: chiarificare con tono ben autoritario l'imporsi del discorso filatelico, e con frasi ben concentrate io dico che tutto ciò c'ha luce. E quando dico luce, io dico il vero. E non bisogna mai mettere tanti aggettivi sbagliati sui propri doveri. E io penserei di autodefinire con termine preciso, oriundi, anche perché è una derivazione speciale dedicata anche al settore giovanile calcio. E chi ha più supporto ci metta anche dell'apporto, e del resto che ben vengano, e facciamo di un'Italia tutta unita una cordialità infinita. Grazie. Ottimo, Massimo. Saluti a tutti, alla prossima puntata. Da Renato, da Massimo, Daniele, dal nostro amico Luca Attanasio, da Valentina e Paolo, che sono stati i nostri compagni dietro le quinte, e dalla redazione di Shaker, questo è tutto. Arrivederci. Ecco qua, via.